Ciao a tutti amici coltivatori, come va? Sulla falsa riga del discorso dell'altro giorno inerente alla tassonomia delle piante e alla nomenclatura, oggi volevo parlarvi un po' di alcune informazioni che a volte troviamo sul cartellino delle piante. Allora, quali sono queste informazioni, diciamo, extra che vengono utilizzate praticamente solamente dai coltivatori? Beh, innanzitutto possiamo trovare una breve descrizione della pianta oppure una caratteristica della pianta. Troviamo a volte la location, ossia dove la pianta è stata prelevata in natura. E vi ricordo che le piante carnivore non possono essere prelevate in natura salvo avere un'autorizzazione dalla forestale. E viene specificato se è stata prelevata la pianta tal quale, in questo caso viene segnata come una W che sta per wild, oppure se è stato prelevato il seme, e in questo caso troviamo WS che sta per wild seed, cioè seme selvatico. Possiamo anche trovare il codice. Il codice identifica un particolare clone, un particolare esemplare. Facciamo subito un esempio. Saracenia flava, varietà rubricorpora, Giant Red Tube Ruggeli Style Patch, Apalachicola National Forest, Florida, WF22MK. Cosa significa? Significa che è una Saracenia flava, varietà rubricorpora, ovviamente. C'è una breve descrizione. Giant Red Tube Ruggeli Style Patch significa che è un tubo rosso gigante, scusate l'ambulanza, con una striscia, una macchia simile alla Saracenia flava ruggeli, che è quella Saracenia che ha una macchia molto evidente sul colletto, diciamo, del cappello. Ci dice inoltre che è stata prelevata nel Parco Nazionale Apalachicola in Florida come pianta e non come seme. Il clone è F22MK, dove MK sta per Mike King, che è un floricoltore inglese molto famoso per le saracenie, diciamo che è uno dei più grandi pusher europei di saracenie. Ok, allora per oggi io concludo questo video molto breve sulle informazioni dei cartellini e mi sembrava interessante farlo prima del video sui cultivar e sugli ibridi. Quindi per oggi ci salutiamo qui e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!